Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Dopo una serata tra amici, due ragazzi tornano nelle proprie case mentre percorrono una strada che attraversa un piccolo parco giochi. Arrivati nei pressi del parco giochi, i due ragazzi sentono la voce di un bambino. Cosa molto strana, perché quale bambino giocherebbe in un parco giochi in piena notte completamente al buio? E poi a quell'ora? I due ragazzi, incuriositi, decidono di investigare sulla cosa. Arrivati sul posto, notano un'altalena che comincia a muoversi da sola. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. ¿Viste? Un ragazzo di nome Gomez ha realizzato questo filmato dove vengono riprese alcune attività paranormali che accadono proprio in casa sua. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Mi gusta molto l'idea di che le cose si apaguen de repente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mierda! Estaba conectado. Estaba conectado. ¿Se desconectó? ¿Qué extraño pasa? Le volví. ¡Ah, oh, no mames! Me está gustando. Chingues. Uy, en la madre. Un uomo di nome Salvador Ramirez afferma che quasi ogni notte apparirebbe davanti a lui la figura spettrale di un bambino. L'uomo decide di investigare sulla cosa e una notte
armato di telecamera, riprende qualcosa di terrificante proprio in casa sua. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Il video seguente è stato ripreso da una ragazza in un convento. Il filmato mostra alcune scale che portano ad una specie di cantina. La ragazza comincia a scendere queste scale quando ad un certo punto si ode la voce di una donna che sta cantando. Presa dalla curiosità, la ragazza decide di continuare, ma arrivata giù, la voce della donna si fa sempre più forte. È una strana sagoma oscura. Si presenta davanti alla ragazza che la mette in fuga. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Cabra. Mami, vieni. Un genitore scatta una fotografia alla propria figlia in casa sua. Sembrerebbe tutto nella norma se non fosse per quella strana ombra che appare sul muro e che non sembra appartenere alla bambina, anche perché ha dei particolari davvero strani. A differenza della bambina, l'ombra è molto più alta, sembra avere una gobba e delle braccia davvero lunghe. Quindi, se quell'ombra non appartiene alla piccola, di chi potrebbe essere? E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!